velocissima partenza della SPAL che va in vantaggio dopo un quarto d'ora. L'Inter fallisce un calcio di rigore, riesce a pareggiare a metà del secondo tempo, poi, entrato in campo Proasca, domina il finale. Ecco la rete di Gianni sul lancio del piccolo Tivelli. Gianni riesce ad evitare anche l'intervento di Borrelli ed è 1-0 per la SPAL. Beccalossi ad Altobelli che finisce a terra, Bergamo concede il rigore e nello stadio si levano alte grida. Tira Altobelli ma Vecchi intuisce e parte. Di nuovo l'agilissimo Tivelli a terra in area nerazzurra. Mentre il pubblico ferrarese invoca il rigore, l'arbitro Bergamo estrae il cartellino giallo. Il clima sugli spalti si fa caldo. Siamo al quarto d'ora del secondo tempo e Bersellini medita già di far entrare in campo Proasca. Beccalossi Altobelli fuori. Di nuovo all'attacco la SPAL, sempre con Tivelli che fa il diavolo a 4. Non riesce a tirare, ma il difensore rimane a terra. Riparte allora Bergossi. A bocconi anche lui. Un minuto dopo arriva il pareggio, lungo girovagare di Altobelli sulla sinistra. Palla al centro e tocco morbido di Bagni che inganna tutto. Con la regia di Proasca l'Inter non è più quella del primo tempo. Altobelli dal limite, Vecchi devia sul palo. Pieri, entrato in campo con il numero 15, si fa subito notare con questo tiro di sinistra. Ottima la risposta di Borrelli.